Buongiorno ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Come avrete visto dal titolo di questo video e dall'immagine di copertina, oggi vi parlerò dell'incisore laser ACO2 con 50 watt di potenza della G-Wake Cloud. Un incisore laser particolare e diverso da tutti quelli che vi ho fatto vedere finora. Questo è professionale, infatti è un prodotto dal costo importante. Comunque vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione. Perché ho preso questo prodotto? Perché ho intenzione di dedicare questo angolo del mio tattoo studio proprio alle incisioni laser. E questo riesce a tagliare tranquillamente il plexiglass e a lavorare su tanti altri materiali che con gli incisori a diodo non si possono assolutamente né incidere e neanche tagliare. Abbiamo a disposizione anche dei sistemi di filtraggio che funzionano bene, ma vengono dato in dotazione anche un aspiratore per poter buttare fuori dall'ambiente quel poco fumo che si forma. Ragazzi, ha anche un software particolare che viene dato in dotazione che ci permette tramite una telecamera di inquadrare il pezzo sul quale vogliamo incidere, spostare i pezzi tramite il computer e incidere nel punto esatto. È una macchina straordinaria. Adesso cambiamo inquadratura, vi faccio vedere innanzitutto com'è arrivato. Quindi all'interno di un grande baule in legno e metallo con addirittura un sensore G per poter rilevare eventuali urti durante il trasporto. Ho dovuto schiodare tutto, una volta aperta la confezione, grazie a due cinghie in nylon l'ho trasportato, l'ho posizionato in questo punto, che è quello che penso che ormai dedicherò a questo incisore. Quindi cambiamo inquadratura, guardiamo quello che viene dato in dotazione e nei giorni successivi vi farò vedere qualche altro video durante diversi tipi di lavorazioni. Quindi lavoreremo sul legno, sul plexiglass e su tanto altro, ma vi farò vedere anche come si collega al computer e quali sono le impostazioni che si possono dare. Guardiamo quello che troviamo quindi all'interno della confezione. Innanzitutto troviamo del materiale con un codice QR che viene anche riconosciuto dalla telecamera interna, quindi materiale sul quale poter fare eventualmente le prime prove e da poter riordinare nel caso in cui si voglia utilizzare lo stesso tipo di materiale. Questa è una griglia, la griglia di appoggio, che ci permette di tagliare i pezzi senza formare segni di bruciatura. Poi ci sono alcuni certificati che praticamente la macchina è stata testata, funziona correttamente. E questa è la macchina vera e propria. Come vedete abbiamo questo grande coperchio sulla parte alta e all'interno c'è questa telecamera che inquadra tutta la parte dell'incisione. È una telecamera grandangolare, quindi pur essendo così piccola, essendo posizionata al centro, permette di inquadrare tutta la zona centrale, che momentaneamente è occupata da alcuni accessori che troveremo una volta aperto il coperchio. Quindi questi sono i tubi che vanno collegati all'aspiratore, che adesso vi farò vedere, alcuni accessori e alcuni utensili, ovviamente cavo di alimentazione, cavo Ethernet e un cavo USB maschio. Questa è una guida rapida con le prime indicazioni per poterla utilizzare. Apriamo subito il cassettino sulla parte frontale, quindi ci permette eventualmente di rimuovere i residui che rimangono dopo l'incisione o inserire materiale anche dal basso. La griglia va inserita all'interno di questi binari, sia a destra che a sinistra, ed è possibile quindi richiudere il cassettino portando nella parte interna il tutto. Questa è la testina del laser, molto scorrevole. Proviamo a togliere la protezione. Questa è una copertura magnetica. Spostandola vediamo la parte interna, poi comunque più avanti vi spiegherò tutto per bene. Questi sono i motori, qua ne vediamo uno, gli altri sono uno da questa parte e uno dalla parte opposta. Ovviamente tutte le cinghie sono già ben tensionate, non dobbiamo fare alcun tipo di lavoro per poterla utilizzare. Direttamente si collega il tutto e la macchina è già pronta per lavorare già da subito. Vediamo anche la struttura che fa muovere in avanti e indietro l'asse Y, anche questa molto scorrevole, e nella parte posteriore vedete la ventola che porta via tutti i fumi. Come vi dicevo poco fa, quindi è possibile utilizzare sia un modulo extra filtrante che porta via i fumi dall'interno della macchina, li filtra in modo da non avere fumo all'interno dell'ambiente, oppure è possibile utilizzare questo aspiratore collegato ai tubi che vi ho fatto vedere poco fa per portare i fumi completamente fuori e avere l'ambiente ben pulito. In questa configurazione è arrivata anche con i moduli che ci permettono di incidere su superfici cilindriche. Questi vanno messi all'interno, ovviamente vanno collocati secondo una posizione ben precisa che vi spiegherò in uno dei prossimi video, e faremo pure qualche incisione su qualche bottiglia oppure qualche calice. Anche queste dotate di motori indipendenti, i rulli sono regolabili per quanto riguarda la distanza e hanno questi o-ring che servono per fare più presa sulle superfici lisce, per esempio le bottiglie in vetro, e essendo in gomma riesce a farle ruotare senza perdere passi. Nella parte frontale è presente anche questo fungo di emergenza che
una volta premuto arresta la macchina e per poterla riattivare basterà ruotarla in senso antiorario, quindi tornerà nella posizione precedente permettendoci di continuare il nostro lavoro. E adesso voglio farvi vedere un altro piccolo particolare. Oltre a esserci la telecamera su questo coperchio, c'è anche un sistema che mantiene lo stesso aperto per evitare che ci ricada addosso. E all'interno, come sensore di fine corsa, chiamiamolo così, per il cassettino, abbiamo questo switch, questo interruttore, che fa capire alla macchina che il cassettino è stato chiuso. Adesso accendiamola. Chiudo il coperchio, avvio la macchina accendendolo dalla parte posteriore dove è presente anche l'ingresso per l'alimentazione. Si accendono tutti i LED perché all'interno la macchina è anche illuminata e ovviamente la stessa dopo alcuni secondi porterà la testina del laser in posizione iniziale, quindi azzererà il tutto. Tra l'altro è silenziosissima durante i movimenti. Ok, ha azzerato tutti gli assi e adesso in teoria sarebbe pronta per lavorare. E allora, siccome questa non è però una vera e propria recensione, ma è semplicemente l'introduzione a ciò che vedrete nei prossimi giorni, voglio farvi vedere semplicemente come la macchina comunque può incidere con un'elevatissima velocità su questo foglio di carta, addirittura bucandolo, quindi tagliando il foglio, senza nessun problema. Quindi guardate, guardate con quale velocità sta lavorando. E questo già è un foglio forato. Voi direte sulla carta ci vuole poco, sì, ma a questa velocità e con questa precisione effettivamente non tutte le macchine riescono a farlo. Invece un incisore laser a CO2 ci permette di lavorare con questa qualità e questa velocità, e queste sono tutte riprese in tempo reale. Ok, allora interrompiamo, guardiamo il foglio all'apertura del cassettino, ma anche all'apertura del coperchio si interrompe l'incisione, si spegne la luce. Guardate, un taglio perfetto, da questa parte c'è il taglio, dall'altra parte invece l'incisione. Ok, questa era solo un'anteprima e nei prossimi giorni vedrete la capacità di questa macchina. E ovviamente è una macchina che può lavorare anche tramite wifi, quindi nei prossimi giorni vi farò vedere i lavori, alcuni dei lavori che si possono ottenere. Vi parlerò ancora meglio della macchina facendovi vedere tutte le caratteristiche. Questa era solo un'anteprima. Mi raccomando, andate a guardare il link giù nel primo commento e nella descrizione, perché se siete dei professionisti che cercano un macchinario CO2 che occupi poco spazio, che sia anche bello da vedere e che abbia delle ottime prestazioni, questa potrebbe fare a caso vostro. Adesso non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando sul pollicione all'insù, cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!